Amore mio, qualunque pericolo del mare e della terra, sospetto che sia la causa di un ritardo così prolungato. Se così non fosse stato, io non sarei rimasta nel gelo di un letto vuoto, né la tela ricadente avrebbe stancato le mie mani prive di te. L'amore è un sentimento permeato di paure angosciose. 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 Cosa stai facendo? Mamma, cosa sto facendo? Niente. Cos'era quello? Quello cosa? Quello che hai scritto? La lista della spesa. Ma se non mangi mai niente? Appunto. Ho scritto proprio le cose da non comprare, tanto non le mangio. Non sarà quello che penso? No. Non so cosa pensi, ma no. Non è che gli hai scritto una lettera? Ma quale lettera? Cosa gli scrivo le lettere che tanto non gli arrivano? Certo che non gli arrivano! Tu sei l'unica a pensare che gli arrivano! Tu gli scrivi la letterina, la metti nella bottiglia, la lanci in mare, il pescivendolo, il giorno dopo se la riporta. Signora, guardi, sua figlia ne ha scritta un'altra, tra un po' ti prenderanno in giro. Anche i pesci, mamma, ti prego, mi sono appena svegliata, adesso parliamo anche di questo. Ma cos'è qui che di giorno si tiene tutto chiuso, le finestre chiuse, le serrande chiuse, non passa un filo d'aria, non passa un filo di luce, non passa una mosca neanche per sbaglio, mamma, ti prego. Ti prego, di notte no, di notte invece teniamo tutto aperto, le finestre aperte, le serrande aperte, le luci tutte accese, che la gente passa giù in processione, ma cosa deve pensare? Cosa deve pensare, mamma, ti prego, che c'è l'apparizione della Madonna, l'aurora boreale, qui tutte le luci accese, tutte le cose, e poi adesso cosa fai tutta la notte? Fai dei camini, la sartina, tu non le puoi fare queste cose, la regia, mamma, non le puoi fare queste cose, sono comunque di questa cosa, per un'altra volta, penso che una persona di l'altra, devo dire che però mi prego altro, ecco. No, di là, quella che, capito, alta un po', quella di là, ecco. Di là, cioè, l'amica tua, quella alta, quella, Nunziatina. Chi? Nunziatina, la tua amica, quella del liceo, no? E che vuole? Che vuole? L'ho invitata io, per il tè, ho pensato, ma chissà, magari ha voglia di vedere qualcuno. Io non voglio vedere nessuno, invece adesso qualcuno lo vedi perché qui stiamo diventando tutte matte, vai ad aprire quelle finestre, Nunziatina, vieni, ti prego, accomodi, apri tutto, che c'è un buio che sembra che viviamo in una tomba qua dentro, vieni, Nunziatina, accomodi, cambia l'aria, che c'è una puzza che sembra che ci siamo morte noi qua dentro, vieni, Nunziatina, accomodi, apri tutto, vieni, eccoti, Nunziatina, eccoti, ma che piacere, guarda dove viviamo, in una bella stanza soleggiata, areggiata, vista mare, poi dillo che il paese qui dentro si sta bene, guarda, io sto benissimo, sono, ma guarda come sto bene, ma poi come sono contenta di questa riunione che io stesso ho organizzato per l'occasione. Prego, accomodati, Nunziatina. Ma quante cose avrete da dirvi? Quante cose avrete da dirvi? Tutte quelle cose che sono accadute in questi anni, no? Che poi uno quando vive, no? Gli accadono delle cose e poi uno alle volte ha voglia così di raccontare e dire delle cose. Le cose che sono successe in questi anni, vabbè, tu qualcosa da dire ce l'avrai, no? Ecco, bene. Quindi io vado di là. Se, diciamo, mi volete, basta che mi chiamate, eh? Vuoi un po' di tè? Sì, ecco, grazie. Lo faccio preparare. Sai, ho sentito davvero tanto parlare di te. Beh, spero in positivo. Sì, ecco, sai com'è la gente? Dice un sacco di fesserie, ti immaginavo diversa. In che senso? Diversa? No, è che non ti si vede in giro da un po', lo sai come funziona. No, come funziona? Ah no, si fanno delle supposizioni, ecco, ma invece... No, invece vedo che sei in forma, sei magra. E anche con tutti i capelli dove erano l'ultima volta, non è come si dice... Cioè nel senso, no, stai bene. Cos'altro dice la gente di me? Ma niente, ma cosa vuoi che dica? Ma soltanto che tuo marito se n'è andato, è scappato lontano. Probabilmente ha già un'altra moglie e chissà quanti figli legittimi in giro, ma tu non accetti la cosa, ti sei chiuso qua dentro mangiando gelato, disperandoti senza mai darti pace. Vabbè, le cose che si dicono di solito in questi casi, ecco. Ah, di solito in questi casi si dicono... Beh, sono tutte dicerie. Mio marito mi ama e tornerà presto. Ma certo! Oh, ma, cioè, ma
Ma io sono la prima che... Signora, non lo dica lei che non torna, quello torna. Ma quello è il capitano, è il primo che scende dalla nave, qualunque cosa accada. Ma figurati, non torna, quello torna. Ma io non torna, non figurati, se quello non... non è bella quella tela! Grazie, è un arazzo. Ah, ma sarebbe benissimo nella mia nuova casa al mare. Però non è in commercio, non è in vendita. Ah, ma io posso pagarlo bene, sai. Mio marito ha fatto carriera. È diventata una persona importante. Che combinazione. Anche mio marito è stato promosso da poco. È diventato un eroe. Ah? No, invece il mio farà avvocato, pensa. Però è bravissimo, eh? Ha appena vinto una causa. Ma davvero? Il mio ha vinto Aurora una guerra. Fai un uomo così generoso. Pensa che per il mio compleanno mi ha regalato un cavallo per farmi una sorpresa. E lui ne ha costruito uno di legno enorme con le sue mani. Anche lui però ha suo modo per fare una sorpresa. Beh, per il nostro matrimonio non ha badato a spese, Ha invitato tutto il paese, politici illustri e anche mezzo Vaticano. No, invece il mio ha preferito fare le cose un po' più in modo ristretto, intimo, ecco, a parte i parenti c'erano solo gli dèi. Ah, il mio è un uomo così protettivo, pensa che l'altra sera ci ha salito un delinquente e lui pam gli ha sparato su un piede. No, il mio invece è più tradizionalista, lui affronta i giganti a mani nude e li acceca con un bastone. L'altro anno ha gestito dei fondi, ha aiutato a costruire un'intera città, mio marito di solito le distrugge. È presidente del club della vela, è capitano di una flotta di navi, ha visto uno squalo, ha sentito cantare le sirene, va in palestra, è un guerriero, legge i libri, il mio è nei libri. Qualunque cosa faccia tuo marito, il mio tutte le sere dorme con me al mio fianco. È vero. Tuo marito è presente nella tua vita come io ora sono qui, in questa stanza. Ma se lui se ne andasse per motivi di lavoro e dopo 10-15 anni tu non avessi più notizie di lui, no, dico, ce la faresti? Lo aspetteresti senza sapere se è vivo, se è morto, se si ricorda ancora il tuo viso, senza sapere nulla. Solo il nome dell'amore che tiene legato il tuo cuore al suo. Lo faresti? Ecco, io non lo so, credo di no. Ecco, vedi, io non so dimenticare. Se fossi tu a conservare nel cuore un amore come il mio, ma io non potrei che invidiare anche le tue notti senza sonno. Amica mia, quindi tu credi di essere fortunata? Sì, alle volte lo penso. Ma tu hai bisogno d'aiuto? No, io ho bisogno di lui. Vabbè, ma tanto questa storia già la conoscete tutti, no? Perché Nunziatina, appena uscita da qui, l'ha raccontata a tutto il paese. Ecco, povera Stella, crede ancora che lui tornerà. Bisognerebbe tanto aiutarla. La prima persona a cui l'ha detta è stata mia madre in corridoio appena uscita, ecco. Mia madre, ovviamente, ha deciso di prendere subito provvedimenti. A modo suo.